La sezione giurisdizionale regionale per la Campania ha emesso nei giorni scorsi una sentenza di condanna nei confronti di due dirigenti, ovvero l'ex comandante dei vigili di Forio, oggi in quiescenza, e l'attuale comandante della Polizia Municipale, per un danno erariale di circa 320.000 euro. Il pronunciamento è stato il frutto di una complessa attività di indagine svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e delegata dalla Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, attraverso la quale si è ricostruito e quantificato il danno erariale derivante dall'illegittima installazione di sistemi per il rilevamento degli ingressi in zone a traffico limitato, ovviamente nel comune di Forio, avviata senza le previste autorizzazioni ministeriali. Gli accertamenti condotti dai militari della compagnia di Ischia hanno riguardato le condotte attive ed omissive perpetrate nel tempo dai due pubblici dipendenti che si sono succeduti nella carica in qualità di responsabili unici del procedimento e i quali hanno installato nuove telecamere per l'istituzione di zone a traffico limitato senza un'adeguata istruttoria e poi revocato in autotutela i verbali di infrazione illegittimamente elevati, in alcuni casi procedendo addirittura all'indebita restituzione di somme già versate dai trasgressori e già introitate dall'ente comunale. In particolare, tale comportamento negligente ed in violazione dei doveri d'ufficio ha comportato per il comune di Forio inutili esborsi derivanti dall'emissione dei relativi verbali, circa 21.000 di infrazione, e dell'annullamento generalizzato successivo, anche di quelli oblati, con le relative spese di postalizzazione e di giustizia, poste ovviamente a carico dell'ente. L'attività di servizio testimonia il costante impegno esercitato dalla Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto e nella salvaguardia degli equilibri di bilancio al fine di garantire la legalità, l'equità e l'efficienza nella gestione delle risorse pubbliche.